Voglia di sole? Voglia di mare? Per le tue vacanze goditi l'estate. Scegli lidi e camping della Riviera di Minturno, con confortevoli strutture balneari, occasioni di relax, sport e svago all'aria aperta. Vieni a trovarci o visita rivieradiminturno.it. Bentornati ad una nuova edizione di Golfo News. In questa edizione ci occuperemo della cronaca dove a Formia viene arrestata una persona per rapina impropria e sempre a Formia denuncia lo smarrimento degli assegni denunciato dai carabinieri. E poi ci spostiamo a Latina e continuiamo con la cronaca: arrestato un pregiudicato sul mandato dell'autorità giudiziaria di Roma e poi commette atti osceni e si oppone ai carabinieri denunciato. E a Fondi denunciato dai carabinieri perché si rifiuta di sottoporsi all'alcol test ed ancora evade dai domiciliari arrestata dai carabinieri. Ed infine denunciato un cittadino di nazionalità indiana per detenzione di stupefacenti. E poi parleremo di un incidente che c'è stato a Mondragone che ha visto coinvolti un'autovettura che ha investito uno scooter in via Giardino. E poi parleremo di Gaeta d'Estate, un turbinio di eventi mozzafiato, e inizieremo appunto da Arte Nativa Onlus, che presenta la quinta edizione del piccolo festival della musica errante. Ma partiamo con lo stato di preallerta meteo che è arrivato nella nostra redazione. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio hanno diramato nella data del 12 giugno 2014 un avviso di avverse condizioni meteo. Dalla tarda serata di sabato 12 luglio 2014 e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinati, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Come sempre c'è l'invito agli enti e organismi interessati a predisporre le occorrenti misure di sorveglianza e prevenzione nelle aree a maggior rischio, nonché ad attivare le iniziative e gli adempimenti di competenza. E passiamo ora ad occuparci della cronaca e partiamo da Formia, dove viene arrestata una persona per rapina impropria. Il giorno 11 luglio 2014 a Formia i carabinieri del NORM Radiomobile e la locale compagnia traevano in arresto un 68enne, in quanto il predetto all'interno dell'attività commerciale Bricolio del centro commerciale Itaca di Formia si oppossessava di alcune confezioni di merce varie. Dopo essere uscito dall'esercizio commerciale, veniva avvicinato dal personale addetto, insospettito dal suo strano atteggiamento. Il prevenuto, al fine di assicurarsi la fuga, li spintonava violentemente. Il titolare dell'attività commerciale segnalava l'accaduto al numero di emergenza 112, che faceva convergere sul posto una pattuglia del NORM, la quale grazie alle immediate ricerche rintracciavano il malvivente arrestandolo. La refurtiva veniva quindi interamente recuperata e restituita all'avente diritto. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di disposizione dell'autorità giudiziaria. E restiamo a Fano, dove viene denunciato un uomo che appunto denuncia lo smarrimento falso di assegni. Il giorno 11 luglio 2014 a Formia i carabinieri della locale stazione, a conclusione di specifica attività di indagine, deferivano in stato di libertà per il reato di truffa e simulazione di reato un uomo di 84 anni. Il predetto in data 15 maggio 2014 denunciava lo smarrimento di un carnet d'assegni all'istituto di credito Intesa San Paolo e successivamente alla denuncia, come accertato dai carabinieri, emetteva fraudolentemente due assegni rispettivamente di euro 6.700 e 3.200 per alcuni pagamenti. E spostiamoci ora a Latina e continuiamo a parlare della cronaca, dove viene arrestato un pregiudicato su mandato dell'autorità giudiziaria di Roma. Il giorno 11 luglio 2014 a Latina i carabinieri della locale stazione eseguivano un'ordinanza di espiazione pena emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma nei confronti di un ragazzo di 25 anni. Il predetto veniva sottoposto a detenzione domiciliare per mesi 5 in quanto resosi responsabile di reati di percosse, danneggiamento e ricettazione. E poi un altro arresto commette
atti osceni e si oppone ai carabinieri, denunciato. Nella tarda serata dell'11 luglio 2014 a Latina, i carabinieri del NORM, della locale compagnia, nel corso di un servizio di controllo del territorio, deferivano in stato di libertà un quarantenne di nazionalità romena, in Italia senza fissa dimora. Nella circostanza, il prevenuto in evidente stato di alterazione alcolica, durante la fase di identificazione da parte dei militari operanti, che avevano notato lo stesso all'interno di un giardino pubblico commettere atti osceni, minacciava gli operanti e opponeva energica resistenza. Nel medesimo contesto veniva anche deferito per non aver ottemperato all'ordine dell'allontanamento dal territorio nazionale emesso dalla prefettura di Latina. E spostiamoci ora a Fondi, dove viene denunciato dai carabinieri perché si rifiuta di sottoporsi all'alcol test. Il giorno 11 luglio a Fondi i carabinieri della locale tenenza riferivano in stato di libertà un trentenne, in quanto il predetto, durante un controllo alla circolazione stradale, nonostante fosse risultato positivo al precursore dell'alcol test, rifiutava di sottoporsi al controllo alcolemico. Ed infine evade dai domiciliali, arrestata dai carabinieri. Nella nottata odierna dell'11 luglio, a Fondi i carabinieri del locale comando tenenza traevano in arresto una donna di 31 anni, pregiudicata. La prevenuta, sottoposta alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, veniva sorpresa fuori dal proprio domicilio statuito per la sua detenzione senza la prevista autorizzazione. L'arrestata, temporaneamente ristretta nelle camere di sicurezza, nella mattinata di domenica sarà condotta per la celebrazione del rito direttissimo all'autorità giudiziaria. E restiamo a Fondi per un altro caso di cronaca: denunciato un cittadino di nazionalità indiana per detenzione di stupefacenti. Il 12 luglio 2014 a Fondi, carabinieri del locale comando tenenza, a conclusione di specifica attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 41enne cittadino indiano residente a Fondi. Il predetto, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di grammi 72 circa di bulbi di papavero da oppio. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. E spostiamoci ora a Mondragone, dove c'è stato un brutto incidente che ha visto coinvolti un'autovettura ed uno scooter. Nel tardo pomeriggio di venerdì a Mondragone in via Giardino si è verificato un brutto incidente che ha visto coinvolti uno scooter e un'automobile. Lo scooter è stato investito dalla vettura che proveniva da via Benevento. Il ragazzo a bordo dello scooter è stato balzato di colpo. Per il ragazzo di soli 21 anni sono intervenuti sul luogo i soccorsi, che l'hanno accompagnato all'ospedale di Sessa Aurunca. E spostiamoci ora sul comune di Formia, un campioncino di Taekwondo viene ricevuto al comune dal sindaco. Un piccolo campione, 12 anni, poche parole e una grinta fuori dal comune. Andrea Guida, atleta formiano di Taekwondo, è stato ricevuto nella mattinata di sabato dal sindaco Sandro Bartolomeo, che ha voluto conoscerlo e fargli complimenti a nome dell'intera città per la lunga schiera di successi in tutta Italia. L'ultimo è la medaglia d'oro al sesto trofeo Irpinia Cup, tenutosi ad Avellino a fine maggio. Andrea ha gareggiato e stravinto nella sua categoria, quella dei 53 kg. Allievo della campionessa mondiale di Taekwondo Claudia Sirignano, per Andrea questo è il quarto oro. E spostiamoci ora sul comune di Gaeta e parliamo della Gaeta d'estate 2014, un turbinio di eventi mozzafiato. Mitrano, un grazie infinito alle associazioni locali, senza di loro questa programmazione ricca e di qualità non sarebbe stata possibile. Presentata in grande stile a Gaeta Estate 2014, la programmazione degli eventi estivi promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Arcidiocesi di Gaeta, la Camera del Commercio di Latina, il Parco Regionale Rivina d'Olisse e la Proloco di Gaeta, unitamente al mondo associazionistico locale. Alle associazioni di volontariato e agli enti no profit si è rivolto in primis il sindaco Cosmo Mitrano nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla nuova avventura dell'estate 2014 a Gaeta. L'incontro con la stampa si è svolto venerdì 11 luglio nell'aula consiliare del Palazzo Comunale, con la partecipazione dell'assessore alla cultura Sabina Mitrano, del collaboratore del sindaco per i grandi eventi Dino Pascali, di rappresentanti delle stesse associazioni.
Il sindaco ha dichiarato: la concertazione ha consentito di elaborare un calendario di eventi, concerti e spettacoli che vuole rispondere a due esigenze personali, soddisfare le richieste e i gusti di tutti, in particolare delle famiglie e dei giovani, ed accogliere nel modo migliore chi sceglierà Gaeta per trascorrere piccoli o grandi momenti di relax e divertimento. Il nostro team, ovvero assessore, collaboratori e uffici comunali, ha lavorato con impegno nonostante le ben note difficoltà economiche contingenti, è riuscito a proporre per l'estate 2014 interessanti novità, tra cui la prima edizione di Gaeta Jazz Festival, all'interno del quale si svolgerà la fermata rassegna musicale jazz al castello. Inoltre abbiamo voluto rafforzare il nostro contributo alla diffusione della cultura mediterranea, organizzando il Festival Mediterraneo con esibizioni di coinvolgenti gruppi musicali stranieri proposti dal piccolo Festival di Musica Errante e dal Festival Sete Soir, Sete Loin. Ed ancora, fino a metà settembre, la città sarà animata da sagre popolari, spettacoli teatrali, feste di quartiere, eventi gastronomici. Sempre a settembre ci sarà la Notte Bianca, continuando il progetto di degestionalizzazione degli eventi. Insomma, ciò che lo scorso anno è stato sperimentato viene oggi confermato e migliorato. Ciò grazie al connubio di enti no profit, comune, che dobbiamo rafforzare se vogliamo far crescere la nostra città, puntando sulla cultura. Volano la nostra economia insieme all'ecosostenibilità. Ed ancora vorrei sottolineare non solo la gratuità di gran parte degli eventi programmati, ma anche lo scopo benefico di alcuni spettacoli a pagamento, ricorda infine il sindaco, il cui ricavato sarà devoluto a favore di situazioni di disagio attraverso i servizi sociali del comune. L'obiettivo 2015 per il sindaco Mitrano è chiudere la programmazione estiva entro dicembre 2014, in quanto gli eventi principali sono ormai consolidati. Per il futuro prossimo, realizzare una programmazione estiva comprensoriale del Golfo, perché da soli non si sopravvive, insieme invece si cresce. Il calendario degli eventi 2014, conclude il sindaco, è il nostro modo di accogliere per dire ai cittadini e ai turisti buona estate a Gaeta. E parliamo di uno dei primi eventi in programma: Gaeta Arte Nativa Onlus presenta la quinta edizione del piccolo Festival della Musica Errante. Il 17, il 18 e il 19 luglio 2014 a Gaeta arriva la quinta edizione del Festival della Musica Errante, piccolo grande festival che anche quest'anno avrà come protagonista la musica e la cultura del Mediterraneo. Un programma arricchito con seminari e concerti svolti da artisti formatori, tutto in piazza e tutto gratuito e soprattutto riservato a tutti. Ad organizzare l'evento colorato, partecipato e coinvolgente, l'Associazione Culturale Arte Nativa di Gaeta, che da anni organizza e partecipa ad iniziative di carattere culturale, artistico ed ambientale. L'obiettivo del piccolo festival è quello di creare interculturalità, una città aperta e comunicativa. Il festival, arrivato alla sua quinta edizione, ha come sottotitolo Mediterrante, una fusione fra la musica e la cultura del Mediterraneo, dal sud dell'Italia alla Grecia, passando per il Medio Oriente. Culture simili e diverse, frutto dell'espressione popolare di terre che hanno in comune un'antica tradizione contadina, con ritmi scanditi dalla natura, dai racconti e dalle leggende tramandate oralmente nel tempo. Anche quest'anno il festival vede la presenza di artisti formatori che seguiranno 4 seminari gratuiti per tutti quelli che mostrano interesse, curiosità e voglia di mettersi in gioco. Come nelle edizioni precedenti, si prospettano giornate piacevoli e divertenti con musica, danza, canto, laboratori e concerti, passeggiate naturalistiche, il tutto gratuitamente in ottima compagnia. L'iniziativa vede il patrocinio e il contributo del comune di Gaeta e si inserisce all'interno del Festival Mediterraneo che ci sarà dal 17 al 20 di luglio. E sempre a Gaeta ci sarà il Festival della Letteratura Locale, giovedì 17 luglio al Museo Diocesano alle ore 19. Ci sarà la presentazione del libro di Bruna Dettore, Il Neorealismo, Pittura e Cinema, edizione Canova, Treviso 2014. Converserà con l'autrice Giorgio Manacorda, scrittore, poeta e saggista. Non ci sono altre notizie per questa edizione, vi auguro buon proseguimento con i programmi della nostra rete.